Gianni Scotti, il Cappuccino Bistrò, una nuova apertura nel pieno della pandemia. Da dove nasce questa idea e soprattutto da dove arriva questo coraggio? Allora, l'idea nasce da un'intuizione di nostro padre, che lui pensava che su questa strada, in questo negozio, poteva far uscire qualcosa di bello. Il locale veramente abbiamo fatto, iniziato a farlo un anno fa, soltanto che siamo entrati in piena pandemia e una volta iniziato non pensavamo proprio di fermarci. E oggi, dopo tante prove, siamo riusciti ad aprire lunedì 11. Ecco, il coraggio. Guardiamo il secondo locale, no? Sì, che cosa c'è di diverso tra i due? Questo qua, guarda, il nostro intento era fare più cucina, una selezione di vini, però adesso ci stiamo trovando a fare anche la colazione, che devo dire sta avendo un buon riscontro. Come sta andando in questi primi giorni? Allora? Bene, bene, devo dire bene, siamo contenti. Insieme all'architetto Vania Ferrandino, che secondo il nostro punto di vista ha fatto un ottimo lavoro, volevamo uscire un po' dagli schemi, forse anche un po' di tradizione, di arredamento dell'isola d'Ischia e dare un'impronta un po' più cittadina, soprattutto per dove siamo localizzati, no? A livello logistico c'era più comodo forse anche un'impronta del genere rispetto alla riva destra e Ischia Ponte, che sono più caratteristiche. Ecco, possiamo concludere con un appello, insomma, agli ischitani. Spesso siamo restii all'innovazione, alle nuove idee, anche al coraggio. Invece avete dimostrato che, insomma, soprattutto da giovani si può fare davvero tanto. No, ma oggi posso dire, dobbiamo dire la verità, i giovani di Ischia hanno tanto coraggio, tanti amici che hanno aperto nuovi negozi, nuove attività, nuovi locali sulla riva destra, e i giovani hanno coraggio, solo dobbiamo essere un po' più forti ad affrontare questi momenti di basso lavoro, cioè che siamo un po' in difficoltà, però diciamo che i giovani ce ne usciamo a testa alta. Per chiudere, sono un po' cambiati gli orari abitudinali, sì, in base a quelli che sono gli indici del decreto, ecco, quando si lavora di più? No, diciamo che Ischia si muove bene già dalla mattina, non ci possiamo lamentare. Poi è giusto che noi ci dobbiamo sempre adattare alle nuove cose, ma alla fine la voglia di uscire, di andare a prendere un caffè, salutare un amico o un conoscente, alla fine porta a tutto questo. Papà Raffaele Scotti, ecco, i giovani supportano, però le idee a lei non mancano mai, nonostante le dà la forza di crederci ancora, di fare attività e imprese. Ci crediamo, altrimenti non avremmo investito. E Ischia, purtroppo, bisogna muoversi, non bisogna aspettare, perché fare qualcosa per i giovani, per lasciarli andare avanti, non si può fermare tutto. È un brutto momento, però bisogna superarlo. Noi stare dietro ai giovani. Però purtroppo ci dobbiamo difendere, dobbiamo darci da fare e dare coraggio ai giovani, altrimenti si avviliscono. Se non si dà coraggio ai giovani è un macello, e purtroppo se non li aiutiamo noi, chi li deve aiutare?